Nell'episodio numero 299 delle gocce di luce metafoniche, cari ascoltatori, affronteremo un tema molto interessante, anche se devo dire abbastanza curioso, ma che in effetti mi è capitato molte volte di sentire anche nell'ambito delle mie conoscenze. Mi riferisco a quella particolare domanda che spesso viene rivolta anche a me quando parlo di temi spirituali, della pianificazione della vita fatta prima di nascere, ma soprattutto quando parlo dell'immortalità dell'anima. È una domanda che mi viene rivolta spesso con una punta di insoddisfazione, di dispiacere, di fastidio, ovvero quella domanda che recita così: ma davvero devo vivere per sempre? Ecco, questa domanda è stata rivolta molto spesso anche al dottor Pitstick, e allora lui vuole provare in questo articolo che adesso vi leggerò a rispondere a coloro che chiedono questa domanda, che fanno questa domanda con questo preciso tono di dispiacere, no? Come se fosse una condanna a cui loro non vogliono essere condannati, forse perché pensano che la vita sia solo quella che viviamo su questo pianeta così complicato e difficile. Ma vediamo cosa ci racconta il dottor Pitstick in proposito. Questo articolo risponde a una domanda curiosa che a volte ricevo: devo vivere per sempre? Dico curioso perché dal mio punto di vista chi non vorrebbe vivere per sempre? La vita è così infinitamente interessante, soddisfacente, ricca e meravigliosa. Io vorrei poter clonare me stesso molte volte e avere milioni di vite per esplorare tutte le sfaccettature della vita, e senza dubbio quella sarà la mia realtà. Ma relativamente poche persone non lo vogliono questo. La mia sensazione è che temono il fatto che una persona dovrà vivere per sempre. E temono che dovrà vivere per sempre con queste tre cose, ovvero con lo stesso corpo, con la stessa personalità e durante ritorni obbligatori sulla Terra. Affronterò ciascuna di queste preoccupazioni e condividerò le mie migliori conoscenze attuali in proposito. Devo vivere per sempre con lo stesso corpo? A quale io ti riferisci? La maggior parte delle persone si identifica molto fortemente con la propria forma fisica, anche se questa è solo una piccola frazione di chi e cosa sono realmente. Chi sei veramente è coscienza, energia, anima, mente, consapevolezza, che può evolversi nel tempo. Il tuo vero sé può manifestarsi in modi diversi, ora e anche dopo la morte corporea. Il tuo guscio terreno un giorno perirà, quindi la parte della domanda allo stesso corpo si rivolge a un corpo energetico che può ricostituirsi nella stessa identica forma umana. Relativamente poche persone potrebbero desiderare lo stesso aspetto quando visiteranno di nuovo la Terra, ma ciò limiterebbe la portata della loro esperienza, quindi non penso che sarebbe una scelta molto comune. Inoltre impariamo mentre procediamo e facciamo scelte migliori. Ad esempio, io adoro stare all'aperto, al sole e dentro l'acqua. Tuttavia i miei capelli biondi e la mia pelle molto chiara me lo impediscono. Se assumerò di nuovo una forma umana, sceglierò una carnagione più scura, così potrò godermi di più il sole senza danneggiare la mia pelle. Quindi no, non devi vivere nello stesso corpo per sempre, ma potresti voler assumere quella forma per motivi diversi. Ad esempio, quando sei post-materiale, ovvero deceduto, e saluti una persona cara che è recentemente passata dalla Terra, poter visitare i propri cari dopo essere passati nell'aldilà durante le comunicazioni dopo la morte può essere un altro esempio per cui magari una persona vuole mantenere lo stesso aspetto che aveva prima del passaggio nell'altra dimensione.
Io, dice il dottor Pitstick, non vorrei stare per sempre in questa versione di me stesso. Ad esempio, questo mio involucro terrestre di 67 anni non ha capelli in testa, ha peli che mi crescono nelle orecchie, ha macchie sulla pelle ed è mezzo sorda. Che succede con tutto ciò? Vorrei mantenere questi tratti per l'eternità? Ovviamente no. Ma dopo aver abbandonato questo corpo un giorno, riprenderò volentieri l'aspetto di questa persona brevemente, in modo che i miei cari sulla terra possano riconoscermi. In questo momento stai osservando la vita da una prospettiva terrena limitata, a causa di un cervello e di organi di senso limitati. In quanto tale, puoi rilevare solo una minuscola porzione di tutto ciò che esiste. La tua comprensione del quadro generale della vita, quindi, ne risente di conseguenza. Dopo la morte del tuo corpo, sarai libero da questi vincoli sensoriali e potrai comprendere meglio la pienezza della vita. Un altro motivo per cui alcune persone detestano il pensiero di vivere per sempre è perché il loro attuale stato di salute e felicità è molto basso. Questa è una delle ragioni per cui tengo così tanto a questo tempio della mia anima. A volte provavo depressione, affaticamento, annebbiamento del cervello quando per esempio mangiavo grano, zucchero e cibi troppo lavorati o cotti. Ricordo di essere diventato filosofico quando qualcuno mi ha chiesto se ero felice e ho detto: che cos'è la felicità davvero? Ora sorrido a quei giorni perché mi sento l'uomo più felice di sempre. Altri motivi per cui provo così tanta pace e gioia includono relazioni d'amore, sapere chi sono, soddisfare le mie chiamate più alte, lasciare andare il passato e avere una cura di sé ottimale. L'altra domanda è: devo vivere per sempre con la stessa personalità? La risposta breve è no. La vita presenta sempre squisite opportunità di crescita, apprendimento ed evoluzione. Tuttavia la morte della forma umana non è una panacea, una conversione istantanea da una personalità orribile a una personalità meravigliosa. Alcuni principi sembrano applicarsi sia che tu indossi o meno un involucro terrestre. Ci vuole il desiderio di cambiare in meglio, la tenacia nel cambiare le abitudini e l'apertura all'apprendimento di modi di vivere migliori. Puoi provare ad imparare anche tramite dolci colpetti sopra la testa. Ho provato e consiglio vivamente di farlo perché funziona. Mi viene in mente una vecchia storia. Un uomo molto ignaro ha camminato lungo un marciapiede ed è caduto in un buco profondo. La settimana successiva ha preso lo stesso percorso senza prestare attenzione, ci è caduto di nuovo e ha riportato altre ferite. La settimana successiva notò il buco più avanti e prese nota mentalmente di girarci intorno, ma ha dimenticato e ci è caduto di nuovo. Una settimana dopo vide il buco e si ricordò di evitarlo. Il giorno successivo ha portato cartelli e coni arancioni per avvertire gli altri. Ancora più tardi ha organizzato una festa di lavoro per riparare il buco in modo che altri non soffrissero per le cadute. E questa, amici miei, è l'essenza dell'evoluzione, da un'anima principiante inconsapevole, spiritualmente addormentata, a un essere consapevole, risvegliato ed avanzato. Si può cambiare la personalità. Questo processo può avvenire in tempi relativamente brevi, quando siamo pronti e quando si cercano insegnanti saggi per accelerare la curva di apprendimento. Il che mi porta ad un'altra storia. Uno studente si avvicinò a un saggio insegnante e disse: «Voglio conoscere Dio». L'insegnante fece camminare lo studente nel fiume con lui e improvvisamente mise la testa dello studente sott'acqua. Lo studente pensava che sarebbe sicuramente annegato, ma l'insegnante poi lo lasciò andare. «Perché lo ha fatto?» domandò lo studente mentre ansimava per riprendere fiato. «Quando vuoi conoscere Dio tanto quanto volevi respirare», gli disse l'insegnante,
allora lo potrai conoscere. Per la maggior parte delle persone lo stesso vale per trovare una personalità migliore, il significato della vita, il percorso verso la felicità, le relazioni d'amore e la formula per il benessere. Dico la maggior parte perché alcune persone si trovano in un buco così profondo che è molto difficile per loro raggiungere livelli più elevati di consapevolezza e benessere. Potrebbe essere necessario un ripristino, un ritorno al luogo veramente reale per una guarigione, una ricarica, una consulenza e una pratica più intense prima di ritornare ancora sulla terra. La terza domanda era: devo tornare sulla Terra? Viviamo in un universo di libero arbitrio, quindi non sei costretto a tornare sulla Terra. Venire in un posto come questo pianeta potrebbe non essere una scelta ottimale per alcune persone con energie gentili e sensibili. Tuttavia, molte persone scelgono di venire ripetutamente sulla Terra perché è un terreno così fertile per il servizio, l'avventura, la crescita, l'apprendimento e il divertimento. La coscienza, anima, può ottenere così tanto in questo ambiente denso e talvolta difficile. Se senti di non voler mai più tornare sulla Terra, va bene. Tuttavia, per sempre è un tempo molto lungo. Dopo 10.000 anni di percezione della realtà da un punto di vista non terreno, potresti cambiare idea. Alcune persone post-materiali possono scegliere di rimanere in quello che è variamente chiamato paradiso, casa, mondo degli spiriti, al di là, ma perdono le tante opportunità insite in un'esperienza terrena. L'ultima domanda è: conservo la mia individualità dopo la morte del mio corpo? Forse il modo migliore per affrontare questa domanda così profonda è condividere una domanda che ho ricevuto e la mia risposta. Domanda: il mio amato fidanzato è morto l'anno scorso. Alcune persone dicono che dopo la morte del corpo fisico ci fondiamo con la sorgente e non conserviamo più la nostra individualità. Questa visione non contraddice l'idea del libero arbitrio e non elimina ogni speranza che rivedrò il mio fidanzato? Inoltre, se questo punto di vista è vero, con chi parlano i medium quando dicono che si connettono con una persona cara defunta? Lo psichiatra Michael Newton ha fatto un ottimo lavoro nel descrivere come la propria energia può manifestarsi in modi diversi e allo stesso tempo non lasciare mai la vera casa nell'aldilà. Dopo ben 50.000 sessioni di ipnosi per portare le persone in quel periodo che si chiama vita tra le vite, ovvero quando l'anima si trova nell'aldilà prima della reincarnazione, sessioni portate avanti da parte di Michael Newton, ma anche da altri terapisti, sembra che solo il 20% circa della coscienza di una persona sia coinvolta in un'esperienza terrena. Il resto può percepire altre parti del campo in tutte le possibilità, come una pianta, un animale, un essere formato senza forma o un potenziale indifferenziato. E sarebbe quest'ultimo a fondersi con l'uno. Gli ipotetici collaboratori post-materiali sono stati descritti indipendentemente da 10 diversi medium probatori che assistono il progetto Soul Phone diretto da Gary Schwartz presso l'Università dell'Arizona. Si dice che i collaboratori post-materiali appaiano molto simili a quando erano sulla Terra. Ciò può accadere per due motivi. Primo, così i ricercatori terreni possono identificarsi e sentirsi a proprio agio con loro, e secondo, perché questi collaboratori post-materiali si divertono ad apparire in quel modo, almeno per una parte del tempo. Sulla base della teoria dei sistemi e di decenni di ricerca, il dottor Schwartz ritiene che le persone post-materiali, i defunti, conservino la memoria, l'individualità, le preferenze, il senso dell'umorismo, l'amore, l'intelligenza e molto altro. Alcune evidenze cliniche indicano la possibilità di mantenere l'individualità e allo stesso tempo essere una parte interconnessa del tutto. Alcuni sperimentatori di
esperienze di premorte riferiscono di aver visto che siamo come un filo separato e allo stesso tempo parte integrante di un magnifico arazzo. Possiamo, dicono, scegliere se sperimentare la vita da una visione più individuale o unificata o entrambe. A mio avviso entrambi sono veri, sia che una persona se ne renda conto oppure no. Come dici tu, se l'individualità è completamente persa, che speranza c'è per il ricongiungimento con i propri cari che hanno cambiato mondo? Che tipo di sistema universo non offre scelte per continuare relazioni amorose e molto altro? La mancanza di creatività e le opzioni fisse non si adattano alle mie esperienze concernenti tutto ciò che è, ovvero Dio, il Creatore. Più sai profondamente di essere parte integrante della fonte energetica in questo momento e sempre, meno importanti diventano tali preoccupazioni e domande. Sai che comunque la vita si svolga per l'eternità, sarà sicuramente giusta, sicura, significativa e magnifica. La mia ipotesi di lavoro è che il design di questo universo è molto di più, è molto oltre i nostri sogni più sfrenati. Spero che questo articolo aiuti tutti voi a considerare quanto segue. 1. Sei molto più del tuo corpo. 2. La tua coscienza e energia può probabilmente trovarsi in più di un posto contemporaneamente. 3. Puoi scegliere un corpo diverso o anche nessuna forma fisica apparente a seconda della tua situazione, obiettivi e desideri. 4. Puoi sempre migliorare la tua personalità, che sia sulla terra o altrove. Cambiala se non ti piace quella che hai, perché come dice un vecchio proverbio, ovunque tu vada, sei sempre lì. 5. Non sei obbligato a venire sulla Terra, ma puoi scegliere di farlo per delle ragioni molto importanti. Cari amici, qui termina l'articolo del dottor Pitstick, un articolo veramente molto curioso, affascinante, interessante, che come sempre con poche parole riesce ad essere esaustivo e a portarci delle risposte sorprendenti che ogni volta arricchiscono la nostra conoscenza e anche, diciamo, quella sapienza che ci occorre per continuare nel nostro cammino terreno. Veramente una scoperta il dottor Pitstick, che sono molto felice di portare alla vostra conoscenza ormai da un po'. E continueremo su questa strada perché lui ha tanti tanti argomenti da portare ancora alla nostra attenzione. Ma adesso passiamo, come sempre, ai nostri magnifici messaggi metafonici. Molte volte ci chiediamo se tutta questa gente che ha fatto così male all'umanità durante questi passati 2 anni, togliendoci la libertà, limitando i nostri diritti e anche raccontandoci un sacco di frottole attraverso i loro media mainstream per tenerci sempre sotto questo incantesimo terribile della paura. Ecco, noi ci chiediamo se questa gente che poi ha sponsorizzato soprattutto i liquidi di fogna che tanta gente stanno ammazzando realmente, ci chiediamo se questa gente pagherà mai, perché sembra che la magistratura stia dormendo. Se consideriamo la realtà che vediamo intorno a noi, pensiamo che questa gente ormai l'ha fatta franca. Tutti quelli che vi hanno convinti che esistevano pericoli mortali e che dovevate correre a prendere il siero magico, l'hanno fatta franca. Oggi stanno venendo fuori gli effetti avversi, stanno venendo fuori ricerche serie che dimostrano come questi sieri in realtà nel tempo possano essere realmente nocivi per la nostra salute, per la salute di chi li ha fatti, chiaramente. Ecco, in questo momento però la magistratura sembra ingessata, sembra bloccata, addirittura pare che si parli di obbligo, ancora obbligo, per questo benedetto mRNA che ormai abbiamo capito provoca trombi, infarti, ictus, di tutto di più, per cui vogliono pure obbligarci a prenderlo, vogliono obbligarci ad avvelenarci, a suicidarci. Allora noi ci chiediamo, ma questa gente paga, non paga?
paga, cosa sta succedendo. Poi magari non ce lo dicono, perché sapete com'è, i media mainstream non possono ammettere il loro comportamento così disonesto, no? Quindi continuano a nascondere la verità finché possono, infilano la polvere sotto al tappeto, finché questo tappeto poi per la troppa polvere non si strappa e non lancia questa polvere da tutte le parti. Scusate la metafora un po' complessa, ma sentite un po' invece che risposta ci danno a proposito di questo dubbio che noi abbiamo circa il fatto se qualcuno paga o no. Sentite un po' la risposta che ci danno i nostri fratelli. Si ha già accusa va lì, agire là. Ci dicono quindi che l'accusa si è mossa, qualcuno li sta accusando, stanno agendo per metterli in stato di accusa, magari non qui in Italia, io questo non lo so, non ve lo so dire, però questa informazione è molto chiara, ci dice al mio dubbio, al dubbio che avevo io nella mia mente, loro hanno dato questa risposta esattamente l'accusa arriva. E quindi già si sta agendo per metterli in stato di accusa e noi non aspettiamo altro che di vedere giustizia fatta non solo nell'aldilà, nel mondo divino, ma anche qui su questa terra. Insomma, questo sarebbe importante per molte persone, per tanti di noi che comunque amano la giustizia. E non vi sembri un'ingenuità questa, perché vedete il male che hanno fatto è stato enorme, è stato troppo grande, è stato l'attacco all'umanità più grande della storia dell'umanità, quindi metterli in stato di accusa è anche troppo poco e non ci sarebbe, devo dire, una pena sulla terra adeguata per quello che hanno fatto, cioè mettiamo anche i puntini su lei, diciamo anche questo, però insomma, vedere qualcuno di loro dietro le sbarre, qualche soddisfazione potrebbe darla a tanti di noi. E non è desiderio di vendetta, non lo pensiate questo, è semplicemente voglia di giustizia. E siccome la situazione geopolitica, economica, militare, in tutti i sensi, vediamo che il funzionamento di tutto questo meccanismo è ormai, diciamo, molto precario, tanto per usare un eufemismo. E allora ci dicono qualcosa di veramente molto interessante. Voi sapete, no? Vi faccio l'esempio, quando un comune è in bancarotta, quando ha i conti non in regola, il governo centrale cosa fa? Manda un commissario. E questo adesso ha intenzione di fare il cielo. Ci dicono proprio che loro mandano da lassù un commissario sulla terra per vedere un po' di chiudere la partita con questo sistema e cominciare un po' a mettere le cose in una prospettiva diversa, più consona a quello che è il progetto divino. Ascoltate. E mo già commissario si giù va, si dire di là. Quindi mi dicono di là che già arriva il commissario celeste per gli affari terrestri. È una metafora molto forte, molto particolare. Cioè, citare un commissario, no? Vuol dire che qualcuno viene a sostituire nei propri poteri coloro che di questi poteri hanno abusato o che hanno usato male questi poteri. Vedete con quante forme ci dicono che comunque loro non hanno certo abbandonato la terra, ma che comunque in tutti i modi vegliano, sorvegliano e agiscono, non è che stanno solo a guardare, no? Agiscono, ce l'hanno detto anche nel primo messaggio, agiscono anche nel mettere sotto accusa questi personaggi squallidi, meschini e criminali. Adesso vi faccio ascoltare uno di quei messaggi che vengono pronunciati in prima persona e che io sospetto sempre che vengano, diciamo, dalle potenze più elevate, no? Perché se una potenza elevata parla in prima persona e dice io vengo, faccio questo, dico questo, beh, non è qualcuno che viene comandato, che viene mandato, ma è qualcuno che agisce per sua propria volontà e per suo proprio potere. Intanto ve lo faccio ascoltare.
Se vai chiude si ha. Cosa succede? Sì, io scendo sia là. Se vai tu da solo, quando tu ci riuscirò. Capite perché vi dico che parla in prima persona? Perché io penso che possa essere anche un messaggio inviato dal re. Non vi sorprenda che sia una voce femminile. Loro non fanno distinzioni quando devono mandare un messaggio se nella base trovano una voce femminile o una voce maschile. È la stessa cosa. L'importante è portare il messaggio. E questa voce ci dice... Cosa succede adesso? Che ormai si chiude questo palcoscenico di questo mondo, si chiude questo film che avete visto per migliaia di anni, finisce tutto qua e io scendo finalmente perché ovviamente è tempo di iniziare un altro film, di iniziare un altro tipo di sistema, di vivere in un altro tipo di mondo, quello che abbiamo sempre chiamato regno, chiamatelo come volete, è soltanto un sistema diverso, una società diversa, un modo diverso di rapportarci fra di noi e col sistema in cui dobbiamo vivere, ovviamente finché siamo in questa forma terrena. E questo cambiamento non sta avvenendo da un momento all'altro, chiaramente, tutto è in atto, tutto è partito, anche se non sembra ai nostri occhi per la narrativa falsa in cui siamo avvolti dalla mattina alla sera, ma questo cambiamento è in atto da molto tempo, è in atto da anni probabilmente, adesso sta raggiungendo ovviamente la sua fase finale, si è trattato di un processo, non di qualcosa di improvviso. E ci diranno adesso in questo messaggio che loro già vengono e già cominciano a tarpare le ali a qualche uccellaccio che ha svolazzato sulle nostre teste per migliaia di anni, quindi già stanno tarpando anche i rami secchi, stanno potando l'albero cattivo, l'albero maligno che era stato piantato su questa terra, e ci dicono così. Ora si già andà, sì, e già si tarpa, dire là. Quindi dice, noi già veniamo, già andiamo sulla terra e già tarpiamo le ali di questo uccellaccio nero che ha volato veramente per tanto tempo sulle teste di questa umanità, minaccioso, incombente, come un condor pronto a carpire la carogna che è sotto di lui. Quindi utilizzano questo verbo preciso che si utilizza proprio per indicare il tagliare la punta delle ali agli uccelli per impedire a loro di volare, quindi qualcosa che veniva fatto in passato e che certo non è una bella azione, ma in questo caso loro tarpano le ali di questo uccello nero che veramente simboleggia proprio il male che per migliaia di anni ha avvolto questa terra, ha avvolto questa umanità, l'ha ingannata, l'ha sfruttata, le ha succhiato il sangue, ecco, letteralmente. E quindi insomma adesso loro vengono a tarpare le ali a questo uccello affinché non possa più volare sopra le nostre teste. E anche questa è una metafora potente su cui vi invito a riflettere. Trovano veramente delle immagini efficacissime per rendere la drammaticità, la tragicità di quello che purtroppo noi abbiamo vissuto su questa terra, tante volte inconsapevoli, no? E c'è ancora tanta gente che è inconsapevole della realtà, della verità in cui per migliaia di anni abbiamo vissuto, in cui siamo stati ingannati con la religione, con la politica, con la storia falsa che ci hanno raccontato. Adesso è il momento di risvegliarci, cari amici, di prendere atto della realtà, che certamente non è quella che ci hanno raccontato loro, ma è quella che adesso dobbiamo scoprire da soli. E anche se è un lavoro faticoso, a volte doloroso, perché veniamo a scoprire cose terribili, però è qualcosa che dobbiamo fare se vogliamo fare questo passo ulteriore, se vogliamo ascendere in questo nuovo regno che già si sta preparando per questa terra.
e che sta per nascere qualcosa, noi stiamo per rinascere a questo nuovo mondo, ce lo dicono in questo messaggio. Che così ci dice? Si o mannai lì e si nasce qua. Ecco, ancora penso che, siccome anche qui parla in prima persona questo spirito elevato, dice io ho mandato lì, ho mandato questi fratelli celesti che voi avete lì, ho mandato lì i vostri sorveglianti, perché adesso c'è da nascere qui qualcosa di nuovo, c'è da nascere qui qualcosa di nuovo. Ecco, quindi la conferma che questi aiutanti che abbiamo qui accanto a noi, che abbiamo addosso, come ci hanno detto nel video precedente, sono qui proprio perché aspettano questo parto, il parto di questo nuovo mondo che sta per nascere. Il prossimo messaggio voglio farvelo ascoltare prima di commentarlo. Dice così. Sì, ora Dio vero dalle cime... dare di là. Le cime sono le corde che si lanciano da una nave, a volte anche per permettere un salvataggio, no? Si getta la cima, la corda per salvare un'altra barca in avaria, una persona caduta in mare e così via. Quindi è un messaggio di salvezza. Ci dicono che il Dio è vero. È vero che Dio adesso ci dà le cime, ci sta lanciando le corde di salvataggio, perché appunto noi possiamo afferrarle queste corde, affinché possiamo attaccarci a queste corde e sperare in una salvezza, sperare di riuscire a uscire, diciamo, da questa matrix così violenta, così opprimente in cui stanno cercando di portarci sempre di più. È quindi un messaggio che ci prefigura questa salvezza, che però è a disposizione solo di chi l'afferra la cima, chiaramente, ovvero di chi fa un gesto per potersi avvicinare a questa nave della salvezza che adesso arriva nelle nostre acque, no? Perché c'è gente che non ci crede, c'è gente che è talmente pigra che dice che non vuole ascoltare questi messaggi perché sono troppo lunghi. Pensate un po', ma che cima volete che prenda? Questi qua, questi rimarranno in mare e andranno dove il vento o la corrente li porterà. Sono persone che non sanno prendere nelle proprie mani il proprio destino e che non comprendono i doni che tante volte ci vengono offerti per pigrizia, per stupidaggine, per ignoranza, per chiusura mentale, si perdono dei veri e propri miracoli come questi messaggi. E vi prego di notare sempre la bellezza di questo linguaggio metaforico che i nostri fratelli utilizzano per portarci questi messaggi così potenti, così forti, che proprio si imprimono nel nostro inconscio. Ed è quello che devono fare, devono restare lì, come un programma che lavora in sottofondo, in background, senza che noi ce ne accorgiamo, per trasformare la nostra vita, la nostra visione delle cose, la nostra realtà. E c'è la pace, ci sarà la pace. Dovete smettere di credere a tutto quello che vi raccontano in televisione, di tutte queste paure che vi buttano addosso. Io ormai sono stanca di dire queste cose. Ve le ripeto, ve le dico, perché ripetita iuvant, però ormai dovreste averlo capito, che la paura è il loro mezzo migliore per tenerci in schiavitù. Noi col nostro no possiamo facilmente uscire da questo incantesimo in cui ci stanno tenendo e vivere finalmente una vita vera, fatta di notizie vere, di cose vere, di realtà. Perché vedete, questo messaggio che adesso vi faccio ascoltare vi parla ancora una volta di pace. E quante volte ci hanno annunciato e ci hanno detto che ci sarà la pace su questa terra, ci sarà per coloro che la meritano, che l'hanno cercata, che l'hanno voluta, che hanno saputo resistere al gioco infame di questi criminali. Ascoltate. Pace, sì, sì, ragazzi.
ci chiama ragazzi questo fratello e ci dice due volte sì, pace, sì, sì, oh ragazzi, ci sarà la pace, state tranquilli e sicuri che non è il piano dei malvagi che andrà in porto. Questa nave da cui ci lanciano le cime entrerà nel porto più bello e sicuro che noi possiamo immaginare, ma non andrà verso la tempesta verso la quale questi infami, criminali, assassini e genocidi volevano portarci. E continua questa bella metafora della nave, del mare, di quello che richiama un po' il mondo marinaio, no? E di cui ci hanno parlato in questi ultimi messaggi che vi ho fatto ascoltare. Continua perché questo fratello conferma che il mare verso il quale ci stiamo dirigendo, i mari verso i quali ci stiamo dirigendo sono mari verdi, e sono verdi perché sono di smeraldo, sono puliti, sono belli, sono meravigliosi come una pietra preziosa. E il messaggio ci dice così: sì, verde, omari, sì. Sì, verde, omari, sì. Mari verdi, mari tropicali, mari meravigliosi che solcheremo con questa nave della salvezza. Sono metafore, ma arrivano dritte al nostro cuore, non è così? E se ci fosse ancora una volta bisogno di capire chi sono questi fratelli che ci parlano, da quale mondo arrivano, chi sono realmente, perché da tanti anni continuano imperterriti a portarci questi messaggi di incoraggiamento, di speranza, di fede, beh, se ci fosse ancora bisogno, loro lo ripetono. Sentite che cosa ci dicono. E lì celesti, le si dice, sì lì. E lui celestinis il che sini. Lì ci sono i celesti, quelli che vengono dal cielo, dall'altra dimensione, dalla dimensione superiore, da quella che noi chiamiamo cielo. E sono proprio loro, i celesti, che vengono dalla celestia, perché una volta hanno chiamato così il posto da cui provengono, quel cielo da cui provengono. E quindi ecco un'ennesima conferma, si qualificano come i celesti, coloro che giungono quindi non da mondi fisici, ci sono anche fratelli che giungono da mondi fisici, che li assistono, li aiutano, mondi molto più evoluti del nostro chiaramente, però loro, quelli che parlano a noi in questi messaggi metafonici, vengono proprio dal mondo celeste, dal cielo, ed è una conferma che noi prendiamo sempre con una grande gioia. Se mai ce ne fosse stato bisogno, ormai chi mi segue lo ha capito da dove vengono questi fratelli. Però vedete, ci fanno sempre la stessa raccomandazione, ed è qualcosa a cui loro tengono particolarmente, perché è una condizio sine qua non. Se noi non agiamo in questo modo, il mondo nuovo non potrà nascere, perché noi non siamo spettatori passivi di tutto quello che accadrà, siamo parte attiva, dobbiamo partecipare con le nostre azioni, non possiamo starcene seduti in divano aspettando un salvatore ipotetico, non funziona così, non sarà così, noi siamo parte attiva di tutto questo meccanismo che si è messo in moto, di cambiamento, di miglioramento, di tutto quello che accadrà in questo mondo da questo momento in poi, dopo aver vissuto uno dei periodi più brutti della nostra storia. E quindi, capite, è qualcosa che loro ci raccomandano sempre, ed è espressa nel messaggio che adesso vi faccio ascoltare. Ma da mare che v'è, giuni, giù avere li rischi. Bundan hareketle şunu ifade edebiliriz ki... Dice, dovete amarvi l'un l'altro, vi dovete, perché vi dovete unire, e senza questa, diciamo, questa condizione d'amore, senza provare questo amore, che ripeto, non è un amore sentimentale, ma è quella forza che proprio muove l'universo, senza questo amore voi non potete unirvi, perché è la vostra unione che vi farà superare i rischi a cui questi potenti del mondo vi stanno sottoponendo, il rischio
rischio di obbligarvi ad avvelenarvi, il rischio di avere dei passaporti sanitari per cui perderete la libertà di movimento, i rischi che loro hanno nelle loro menti malate, che hanno progettato per depopolare, perché sono persone malate, sono psicopatici che hanno avuto l'avventura di diventare ricchissimi, perché anche pur essendo psicopatici hanno avuto l'intelligenza di fare tanti soldi e quindi proprio in base a questo si sentono in diritto di poter comandare il corso degli eventi su questo mondo, ma non gli è permesso. Però dobbiamo essere anche noi, vedete come ci viene detto in questo messaggio, con questa chiarezza, con questa forza. Dovete amarvi perché vi dovete unire e senza questa unione non potete superare i rischi che comunque sono lì davanti a voi, perché comunque questo rischio c'è, perché vedete, siamo noi che determiniamo il nostro futuro con quello che pensiamo, con quello che decretiamo, se abbiamo fede o se non l'abbiamo. Perché tante profezie negative non si sono avverate e non si avvereranno, per fortuna? Perché alla fine l'essere umano ha cominciato a desiderare, a volere, a decretare un altro futuro e quindi la profezia non si è avverata. Io vi ho raccontato tante volte degli episodi particolari che hanno dimostrato questo, come quello che accadde in Centro America quando le persone si riunirono nell'avvicinarsi di un ciclone tropicale terrificante, si unirono tutti insieme meditando e pregando e il ciclone cambiò strada, non colpì più, come invece era stato previsto, quella zona che doveva essere devastata. Quindi noi con la nostra volontà possiamo deviare anche i cicloni, quindi possiamo anche annullare i rischi a cui questi vogliono sottoporci. Però dobbiamo cominciare ad amarci, ad unirci, a non dividerci più fra quelli che hanno accettato il siero e non l'hanno accettato, fra quelli che sono svegli e quell'altri che dormono. Bisogna capire che siamo tutti parte della stessa umanità, che siamo tutti nello stesso gioco e le regole sono uguali per tutti. Quindi se ci uniamo, se stiamo vicini, se siamo coesi, anche nella volontà, anche nell'avere fede in un futuro migliore, beh, questi rischi li possiamo annullare facilmente. Questo è nel nostro completo potere. E se faremo questo, sentite un po'. E da lì fa dire dolce sì. Insani fazilet ölçüsü. Ecco, se facciamo questo, il cielo ci fa dire a loro che sarà dolce la vita su questo pianeta, sarà dolce il futuro, saranno dolci le cose che ci aspettano da vivere, a patto che riusciamo, grazie all'amore, ad unirci contro tutto questo male che intendono scagliarci addosso. E sentite che dolcezza e che meraviglia adesso nel prossimo messaggio, in cui ci dicono che loro con questi messaggi, con i contenuti di questi messaggi, vengono ad animarci, a farci coraggio, a darci forza, perché sono in mille lassù che sanno parlare attraverso questa tecnica. Mille è un numero ovviamente simbolico, sono tanti, tanti di loro che sono venuti in questi anni per portare il proprio contributo, diciamo per il nostro benessere, soprattutto il benessere psicologico, perché lo dicono chiaramente che con questi messaggi loro vengono ad animarci e sono tanti a saper parlare in metafonia. Ascoltate. Vi anima là, mille sa parlà. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına. E dice, vengono ad animarvi questi mille, questa folla di fratelli celesti che sanno parlare al vostro cuore, al vostro inconscio, alla vostra anima, con queste voci meravigliose che sono qui per darvi animo, per sollevare la vostra anima. E adesso però vogliono toccare un tasto un pochino più delicato e vogliono che io
vi metta al corrente di questo. E già altre volte abbiamo parlato della Chiesa di Roma, no? Di quello che accade in quella istituzione così corrotta, complessa, piena di intrighi, di misteri, di cose nascoste. Io ascoltavo qualche tempo fa, ve l'ho già parlato, l'intervista fatta a Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, no? E tanti di voi sanno che Emanuele è scomparso ormai da tantissimi anni dalle mura del Vaticano, e quello che viene fuori da quell'uomo è il quadro di un mondo orribile, di un mondo che dietro questa facciata di moralismo e di moralità, di falsa religione, nasconde veramente un ossario di ossa marce, putride, un putridume incredibile, indicibile, a partire dalla pedofilia in su. E ormai lo sappiamo, ma ci sono ancora tanti che ci credono nella bontà di questi cardinaloni, di questi paponi che dietro i loro vestiti e le loro insegne nascondono veramente un mondo indicibile. E allora vogliono che io vi dica che loro comunque gli danno la caccia a questi qua, e che questa caccia è già iniziata non solo dalla parte del mondo celeste, ma anche qui sulla terra. Vi ricordate, il primo messaggio ci ha detto che già certi personaggi vengono messi sotto accusa, e questo accade anche in quel mondo là. Ascoltate. Uè, ma adesso a da caccia in Roma c'è. Uè, ma adesso a da caccia in Roma c'è. Mi piacerebbe sapere chi è che dà la caccia a chi a Roma, in quel di Roma, no? Mi piacerebbe saperlo. L'importante comunque è che questa caccia si concluda, diciamo, con un bel bottino, nel senso che siano assicurati alla giustizia colpevoli che rimarranno impuniti, se veramente anche noi popolo, tralasciamo tutte queste cose o non ci svegliamo per capire cosa veramente accade dietro certe mura, no? Da secoli ormai la Chiesa è stata una delle istituzioni più assassine della storia. Quante streghe bruciate sul rogo, i catari, milioni andarono al rogo durante l'Inquisizione, eppure si sono sempre lavati la bocca con Gesù Cristo, lo hanno sempre messo davanti per ogni schifezza che hanno compiuto. E scusatemi se mi esprimo così, ma io quando penso a certe cose, insomma, un po' mi accendo, ed è umano, è normale, ognuno di noi dovrebbe farlo, perché se non proviamo schifo e sdegno davanti a certe cose, continueremo a essere ingannati, a essere presi in giro, perché siamo stati educati in questa religione, perché ci hanno detto certe cose, ci hanno mandati dalle suore, ma in realtà dietro quel mondo veramente c'è proprio Satana con tutto il suo schifo di pedofilia, di imbrogli, di macchinazioni con la mafia, soldi, schifezze inenarrabili. Quindi non vi dovete scandalizzare, voi cattolici, dovete prendere atto della realtà, perché Gesù Cristo non ha fondato quella Chiesa, quella è un'istituzione umana che nacque per prendere il posto dell'impero romano, grazie a un essere umano chiamato Costantino, l'imperatore che abolì tutto quello che Gesù aveva detto veramente nel Vangelo, come anche la reincarnazione, che è chiaramente scritta nel Vangelo, per poter creare un sistema di potere che ancora oggi, come vedete, sussiste. Quindi un grande successo per Costantino. Perché? Perché ha fatto leva su quei sentimenti umani che saranno sempre, sempre vivi, che però in questo caso sono stati ingannati. Ma adesso la caccia è aperta, è tempo di rivelazione, di pulizia, e vediamo da quelle fogne che cosa verrà su. E ne hanno da dire ancora questi fratelli, di onde per poter parlare ce ne sono ancora tante. Ascoltate, ce ne diranno ancora. Qua c'è Nandir, qua donde na e c'è. Qua c'è Nandir, qua donde na e c'è.
E dice ce ne hanno da dirvi ancora, e qui di onde ce ne sono per poter parlare. Sono onde infinite che trasportano le loro voci e i loro messaggi, e ne hanno ancora tante cose da dirci, e ce ne hanno dette tante in questi anni, però... Sapete com'è? Finché noi le sentiamo dire da una come me, che non sono nessuno, vabbè, uno può dire, boh, è un'opinione sua, ma quando ce le vengono a dire i nostri fratelli celesti certe cose, beh, forse un pensierino, anche i più baciapile fra di voi, dovrebbero farcelo su questa realtà. E non andare più a portare la vostra energia, la vostra forza, i vostri soldi, il vostro 8 per mille in quella istituzione così corrotta e così negativa, proprio è la più grossa sanguisuga che è sulle spalle del mondo e che è sempre stata sulle spalle del mondo e ha impedito all'uomo la sua evoluzione spirituale e fisica. Ricordatevi quello che vi sto dicendo, perché poi ci saranno queste rivelazioni, come vedete i nostri fratelli ce l'hanno detto, ne abbiamo ancora da dirvi e ci sono ancora tante onde per portarvi questi messaggi. E siccome in questo momento della storia il mondo è proprio nella tempesta più piena e più pericolosa, allora ci dicono, accanto a voi ci sono queste genti che sono le genti del re, sono i nostri fratelli celesti, e qui si definiscono genti del re. Ca tempesta e genti re. E siccome dice qui c'è questa tempesta, allora le genti del re, questi fratelli celesti, sono lì con voi. Come vedete non perdono proprio occasione per dirci che loro ci stanno accanto, che non ci abbandonano in questa procella, ovvero in questa tempesta. E teniamo presente che questo dono della metafonia, la possibilità per loro di parlare con noi in questo momento storico, ci viene data a loro, viene dato il permesso a loro dalla potestà divina, perché siamo appunto in questo momento difficile della storia umana. Vedete, io ho sempre detto, e voi lo sapete benissimo, anche senza che io ve lo dica, che queste presenze spirituali elevate sono sempre state accanto all'umanità, ci hanno sempre guidato da dietro le quinte, però certo in una maniera molto più discreta. Oggi però loro si rivelano, loro si mostrano, ci parlano, si fanno vedere e quindi è, diciamo, una presenza più concreta, proprio perché il momento si è fatto più difficile, più delicato per questa umanità, e quindi la loro presenza si è fatta più concreta, più visibile, anche per convincere, diciamo, i cuori più duri, i più scettici, anche se comunque per tanti non basta nemmeno questo, diciamocelo bello chiaro e tondo, perché voi potete prendere delle persone che sono particolarmente chiuse, questo purtroppo fa parte del loro livello evolutivo e faranno anche loro poi il loro cammino, ma in questo momento voi potete veramente mettergli davanti al naso uno di questi fratelli, farglieli ascoltare, loro diranno sempre che è un'allucinazione o che sono cose immaginate, creazioni della mente, insomma troveranno un sacco di scuse e sarà comunque inutile. Per cui io sì, certo, vi invito sempre a condividere questi messaggi, a farli ascoltare gli altri, però mi rendo conto anche, e qualcuno di voi me lo viene anche poi a dire, che tanti proprio sono decoccio e quindi è inutile. E va bene, ma insomma, noi ci proviamo, noi seminiamo, qualche seme cadrà poi sul terreno buono. E vi dicevo quindi che in questo momento Dio permette questi messaggi perché è un momento particolare e loro ce lo dicono. Ma dire giù permettere. Ecco, quindi parlare qui con la terra, permette il Signore, il Re, Dio, permette questa comunicazione tra cielo e terra in questo momento, perché ne abbiamo bisogno, ne abbiamo molto bisogno.
Adesso vi faccio ascoltare un messaggio che porta una conferma importante, una conferma che ci è stata tante volte data, ma adesso è proprio esplicita, capite? La notizia è proprio chiara, palese, data con poche parole, quindi una notizia secca, reale, vera. Quante volte abbiamo pensato a questo arrivo, no, di questi fratelli celesti, a questo arrivo del re? Del re che attendiamo, che aspettiamo. E allora tanti ormai diciamo hanno perso un po' questa speranza, no? Visti gli eventi che abbiamo intorno e visto il fatto che ci sembra che non accada mai niente, ma in realtà accade molto dietro le quinte. Però a parte questo, tanti, capite, a volte magari presi nei mille problemi quotidiani, tendono un po' a diventare negativi, pessimisti, a perdere la loro speranza. Eppure questo messaggio ci dice con una chiarezza estrema che il re atterrerà, e ce lo giurano proprio. Ascoltate. Il re a terra si giura di... Quella terra lo dice con una R francese, no? Una R moscia. Però è una notizia importante, molto chiara. Ci dicono il re a terra lì e tu giù si giura, lo giuriamo, perché sapete che loro giurano spesso quando dicono proprio qualcosa a cui tengono e che vogliono che noi crediamo. Quindi dice noi lo giuriamo, il re atterrerà. Chiaramente quando, come, perché, questo, cari amici miei, io non sono in grado di dirvelo, però insomma il fatto che ce lo vengano a dire in questo momento vuol dire che sarà un evento non troppo lontano nel tempo e ragionevolmente insomma possiamo pensare che sarà un evento che molti di noi vivranno nella propria esistenza terrena. È una notizia importante, un messaggio forte, molto chiaro, molto proprio direi veramente detto, scandito a chiare lettere, proprio per farci rendere conto che questa sarà la realtà del futuro di questo pianeta. E quale modo migliore, cari amici, per chiudere questo video che parlare ancora di pace, per essere rassicurati, per essere tranquillizzati, per dare un po' di requie alla nostra mente, alla nostra anima, al nostro cuore e inondarla di pace, di serenità, di fiducia in questo mondo nuovo che si sta aprendo e che siamo noi con la nostra fede, la nostra positività a poter creare, perché noi tutti insieme siamo i creatori della nostra realtà, non ve lo dimenticate mai, ce lo dice anche la fisica quantistica, non ce lo dice solo la spiritualità. E allora ascoltate questo meraviglioso ultimo messaggio con cui intendo chiudere questo video per lasciarvi quest'ultima carezza, quest'ultima dolce carezza data da questi meravigliosi fratelli celesti che così ci dicono. Sia pace consideri tu, si holla. Sia pace consideri tu, si holla. Sì, quella ho è una, non è voce del verbo avere, ma è un'esclamazione. E quindi chiudono dicendo, dovete considerarla, ognuno di voi, quel tu è rivolto a tutti noi, singolarmente. Considerate l'idea della pace e quella pace sarà creata. Consideratela, mettetela in conto, non pensate solo al brutto, al male, alle cose che vanno male. Mettete nei vostri sogni e nei vostri desideri, con una grande fede, pensando come se fosse già realizzata anche questa pace che tutti noi auspichiamo su questo pianeta per il bene di tutti noi, per le future generazioni, per continuare a godere, diciamo, di quella libertà che ci spetta in quanto figli di Dio. Quindi considera, dice questo messaggio, considerala questa pace, non considerare il male, considerate la pace. E con questo consiglio, cari amici, io chiudo questo video così particolare, pieno di messaggi veramente molto intensi e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Datemi un like, condividete se vi fa piacere, ma insomma se lo fate ve ne sono molto grata, condividete il video, datemi like e vi aspetto al prossimo video.
Ciao a tutti. Grabbing the wind, cutting my skin.